Thank you.
fun radio activity. Buon pomeriggio, popolo radioattivo. Ben ritrovati con Zero del 92, anzi dell'OP in questi casi. Un attimo solo che ci siamo le ultime cose. Facciamo un po' la cam. Ecco qua, si danno sull'ESOP. Sì. Eravamo se dove eravamo rimasti ieri. Si cadeva sempre di più. E oggi si ritorna qui. Questa favolosa avventura. E cercheremo di andare avanti nella storia. Cercando di capire cosa sta succedendo in questo mondo. Aver sconfitto il boss che tanto mi ha fatto penare. E cercheremo di andare avanti. Sempre se non cadiamo giù come ieri. Dai. Ce la possiamo fare. Il discorso è, ce la faremo? Non ce la faremo, dai. Ho paura di morire. Però, signorina, salve, ti dirò, un bel 9, password, cosa è successo che hai rotto password, ci hai giocato come ti sta piacendo, ti dirò. Secondo te questo salto sentiamo? C'è un muro, non mi fa saltare. Ma io non lo so se questo salto si può. Ah, mi fa cadere. Ci ho provato già ieri. Interessante anche. Come stai comunque? Tutto bene? Faccio un SEO che... I ragazzi ancora... Ah, comunque l'abbiamo messo. Perché mi dà... Non ho capito che mi dice. Niente, ciao, bentornato, come stai, bello, tutto bene? Come la va? C'è un S anche per buon Vignenzo. Hai ragione, sai. Tutto bene, Mariana, te come va? Devo andare a togliere la... Devo andare a spegnere la luce del gatto, guardate, mi aiutate. Sennò... Ciao, Barbina, buonanotte, grazie per essere stata con noi. Potevi... Niente scherzo. Bellissimo, se tu ci hai giocato, Vignenzo. In tempi non sospetti, io l'avevo detto che era un bel gioco, poi tutti l'hanno portato, tutti l'hanno finito, giustamente, hanno fatto benissimo.
Sono caduto giù. E si deve di nuovo andare a salire. Ah, ottimo, GG. Io purtroppo mi sono fermato con il gioco perché mi sono allenato sulla speedrun del primo Metal Slug e non ci ho più giocato. Adesso qui, in questo. E mo l'ho ripreso di recente. No, volevo fare il ferry. Vabbè. Va bene lo stesso, va bene lo stesso, dai. Bravissimo a me. Bravissimo. Ah. Brutto, brutto. Vabbè, sacco, comunque lo potrei sempre recuperare. Ci sta, sa. Confermo, confermo, ha sconfitto. Dai, vieni. E dai. E dai, affanculo. Ah. Ma il problema è che ad esempio non è il problema, il fatto è che ad esempio su Elden Ring ho notato che i draghi non sono un granché, infatti te l'ho detto anche a te, Saka, rispetto a ommi dire di Dark Souls 3. Ah, comunque c'è anche un nuovo comando, per chi magari è curioso. Gente, gente, questo gioco mi è piaciuto molto, considero che vabbè, tu pensa che dovrebbe alzare un po'. Ah, vabbè, alla fine è una questione di alzare un po' la voce. Per farti vedere Vincenzo, io non ho mai giocato. Io non avevo mai. Grazie mille per la sabbia regalata da Daki. Come stavo dicendo, prima di Bloodborne, non so se hai mai giocato Bloodborne. Non giocate a nessun Souls, neanche Souls like, a niente di niente. Ah, prendi, prendi, prendi.
Oddio, non so che cosa significa. Però mi potrebbe interessare se è qualcosa di simpatico, eh. Magari me lo scrive anche in privato. Ad esempio. Ma va. Cavallo. Fortissimo, eh. Ah, ok. Per farti capire, sempre ieri, facendo fantacalcio con un mio amico, mi è laureato in lingue e ha fatto cinese, una delle lingue che ha scelto, e mi scrisse proprio una cosa sul fantacalcio in cinese. E infatti ora non ricordo, però sempre ieri ho provato a pronunciare quella frase in cinese e le prime due volte non ci sono riuscito, la terza è stata un po' meglio, ma giusto un po'. Non vi dico le risate che mi sono fatte per pronunciare quella frase in cinese, mamma mia. Ma gliela devo mandare anche a Saga, anzi se Saga stasera mi viene a trovare al lavoro, e la proverò a pronunciarla a lui. Gente, gente. Penso che vada bene così. Volevi cadere giù P? Io in un certo punto volevo cadere giù così. So Pippo, sì. Oddio, me l'avevo dimenticato questa cosa. Ok, a destra, ok, ieri a sinistra. Me l'ho dimenticato pure di permesso il simpatico. Sì, hai ragione. Devo salire le scale. Bravo me. Bravo. Adesso sto provando a girare il DR. E Saga lo sta giocando. Magari Saga ti potrebbe dare un consiglio, perché ecco appunto. Magari ti potrebbe aiutare lui. Io non lo so, non ci ho mai giocato.
L'arcivescovo è morto. E dai, chi è ancora in vita deve sfuggire alla morte. Ok. Molto interessante. Bene, sono senza luce. E niente. Vabbè, devo andare giù. Ho capito. Che è successo? Stavo un attimo concentrato, scusate, mi sono perso qualche messaggio di demo, perché questa parte, avevo sbloccato questa parte qui. Volevo capire anche dove dovevo andare per trovare le chiavi, penso che per andare lì. Suppongo. Immagino. Diventa molto più difficile di quello che è. Ma è giusto che sia così, eh. Ciao CGB, come stai? Si dovrebbe uscire la chiave che stava lì. Ok.
Sì, la caldaia è stata abbattuta. Già ieri. Oh, Lilli! Ciao! Bentornato. Fega. Fega. Allora, hai pranzato? Mangiato? Allora, ragazzi, andate a seguire a Lilli, mi raccomando, lasciategli un bel follow qui. È quella di prima? Non era tipo che abbiamo visto con il bastone a finocchio? Sbaglio? No, quella veniva. Ha fatto male a finocchio, salto. Non ha fatto niente male. Figurati, cioè non ci devo proprio ringraziare. Vabbè, ognuno. Mente di. Mente di fresca. Mente fresca. Forse devo andare da menina. No! Ma io se devo andare da menina. Io mo stavo andando di menina, non ho la chiave. È andato lì. Sì, ma sono un pezzo, sono andato. Andiamo a Venigni. Forse devo andare un attimo da Venigni. Lo sport vediamo, Menigni stava qui se ricordo bene. Che poi Benigni ricorda molto un certo Benigni che anche lui ha fatto Pinocchio, però no comment. Non c'è? Stava qui o no? Ma vieni gli scammone. Forse salda. Caduta libera e ci sta. Ci sta anche caduta. Forse sa. Secondo me quando fai live su Fall Guys. Secondo me si può fare una live su Fall Guys. Devo fare anche questa cosa che mi sono proprio stato dimenticato, eh. Momento di chilling. Feel alright. Ma faccio questa cosa per un motivo ben preciso. Ragazzi, vi ci tocca ascoltare un po' di musica. Prossimi 3 minuti. Se volete avete spammate molto in quantità. Just want your
Sì, hai ragione Danny. Ci sono a giocare insieme. No, che cosa servono? Che bravo, grazie per aver fatto il suo Kevlar. Come state? Io sto cacando sotto. Poi Angel, tutto bene. Come stai, Danny? Tutto ok? Comunque posso dirlo, ora per il momento la prima canzone che mi ha dato il gioco, poi Saka capirà il perché la musica, e devo dire che è stata per il momento la prima canzone bella, devo fare i complimenti. Mi ricordo che hai detto che lavoravi di notte, ma pure oggi? Pure stanotte? Poi domani è lunedì e martedì di festa. Dai Saga, il prossimo gioco che ti riscatto è questo qui, è Detroit Become Human, uno dei due, almeno così recuperi. Ho fatto un Life is Strange 2. Ma c'è sempre una terza opzione però. Quella me la tengo per me. Detroit. Capolavoro, capolavoro. Ah, devi andare alla fiera. Diciamo che è un bel weekend impegnativo al lavoro. Quasi finita la canzone. Dai, poco li possiamo in giù. Questa canzone Saga la dobbiamo... No, me la devo mettere in qualche playlist. Come ho fatto con le canzoni di Life is Strange. Quando poi li portavo... Le canzoni di Life is Strange le portavo agli esami di mimo corporeo. In recitazione portavo le canzoni di Life is Strange. Sì, sì, vabbè, poi sarà proprio... Basta però. Ok, bella la canzone, mi piace. No, ho sbagliato. Bellissima, però ora dobbiamo un attimo fermarci. Non so se hai letto qualcosa, mo che è finita la canzone. Comunque ora poi capire quando inizierai a giocare perché ho messo la musica. Perché poi mi ero proprio dimenticato di questa cosa. Design every puppet in Krat. Chip, I got that. It is not surprising that some puppets broke away from the Grand Covenant. I remember a few ergo puppets behaving according to their own volition before the frenzy. That wasn't our intention. They were never designed to act that way. But if a puppet starts acting on its own, does that mean the puppet has free will? Qualcun altro. Or someone else controlling the puppet. Ma qui che si può fare? Aspetta. Adesso cercando di ricordare. No. Ma lo sai che ricordavo qualcosa del genere?
stato preso spunto da Nino Manfredi. Vedi, orgoglio italiano. Io ricordavo qualcosa, grazie che me l'hai ricordato. Cioè, ricordavo di aver sentito qualcosa su chi era stato. Però ci sta tutto. Vabbè, ragazzi, Nino Manfredi. Tanta roba, cioè, di che cosa stiamo parlando? C'erano ancora altre cose da fare. No, forse giù. Gatto simpatico, eh. Isn't my savior. Glad to see there you are, my boy. E qua, ragazzi, il mio salvatore. Savior, yes, that's the word. Ripresa la fabbrica. You took back the without the factory, no more new puppets. The army has run out of recruits. My friend, you saved. Sì. All of us. Ah, but listen to me going on and on about my concerns and I don't signor believe Lorenzo I've even Benigni. Introduced myself. Signor Lorenzini Venigni, gentleman, bon vivant, and at the moment, sì. At your service, my friend. Sì, è una citazione. If the name Venigni rings no bells, perhaps you've heard of Kratz, Prince of High Society. That is because they are one and the same. Just two of the many names I've collected in my 3 decades here on Earth. While I sincerely believe meeting Venigni is its own reward, I have not rewarded you in the more traditional manner. Please, insomma, take this. My newest prototype. È italiano, Saka. È voluto apposta pure questa cosa qui. It's a grinder stone that keeps granting special attributes to the grinder. I hope you'll put it to good use. Per costruire gli altri bracciali, si può costruire altre cose. Stavamo prima. Wait just one moment. Is that not Buongiorno? And welcome to the house of questa è un'altra citazione bella. I am Master Venini. Vedi il nome del personaggio? Pulcinella, at your service, sir. The house of Venini carries only the finest in luxury merchandise. I believe you'll find all items to be both superior quality and distinguished provenance. Sì. Semplicemente è una citazione alla maschera dei Pulcinella.
Ma non è l'unica. Ne usciranno di citazioni molto importanti in questo gioco più avanti. And superior provenance. Vediamo un po' che cosa. Ok, vabbè, mo non ho monete, però era giusto vedere che cosa aveva Pulcinella. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Che poi non ci sono mai andato. Ok, allora ritorniamo dove stavamo prima, perfetto. Pulcinella. Esce un po' la sexy, attendo la scelta. Umilmente. Già, già. Forse non si è capito bene già che cosa. Non c'è giorni. Secondo me qualche altra cosa c'è di interessante. Poi se non c'è giorni ci saranno giochi molto molto belli. Strano però che non c'è giorni. Molto strano. No, ma... E mi fa proprio stranissimo quella cosa che non c'è giorni, questo è... E qua giù già ci sono stato. Dai, vado via. Però va bene lo stesso. Grazie per essere passato. Veramente, fatto piacere rivederti. Cercherò di ripassare pure io in live da te qualche volta. Buona giornata. Ok, ok, vai, vatti a riposare Lilly. Scusami, non hai visto il messaggio. Buon riposo. Poi cercherò di passare dopo anche da te. Aspetta, vai via tu. Great war!
complicato di dire. Gold coin trees are said to blossom. Controllo se mi sono perso qualcosa. A volte ho dei dubbi, mi perdo le cose io. Non ha senso quello che ho fatto, però mi piace farlo lo stesso. Mi sono dimenticato un'altra cosa. Dobbiamo controlliamo, salta. Aspetta. No, non posso leggere. Molto ristretto saga per qua. Secondo me sono mi sono perso io sopra prima. Mi vedo una cosa di sopra. Quando questo qua rispetto ai classici Souls di From Software molto lineare. Sono perso io qualcosa prima che devo semplicemente recuperare. Ho fatto il cretino. Vieni. Non ci sono delle lore che magari ti fanno scoprire cose che la mia Bloodborne non è proprio lineare completamente. E penso neanche Dark Souls 1. Ok. Ma tu parli del Dark Souls 3, giusto? Il 3 non mi dava tutta questa cosa di lineare. Cioè il 3 e l'1, scusami. Ma va anche capito perché il 3 penso che sia un po' più lineare. Perché diciamo dopo
gli errori che hanno fatto con il 2. Diciamo che Miyazaki ha dovuto scoprire un po' delle pecche, mettiamola così, pensando che non ho giocato nessuno dei 3. So che il 2 non è piaciuto tanto, no? Vediamoci scherzo sul fatto della... del finale a pizza, là. Lo so, questo è diventato un meme su Radio Action, proprio durante una live di Dietro le Quinte, che ci fosse fatto di radio... di meme pizza. Ti ricordi? Sì, ti ho ricordato anche una cosa. Ok, vai Saga, buon riposo a letto, va. Ecco qua, questa parte già l'avevo fatta. Giù, però non fa niente, va bene lo stesso. Okay. Come sta andando la tua come procede la vita in Giappa? Ci sono novità interessanti? Poi non ce n'è più dette la vita in Giappa. Dato che il tempo scorre per tutti. Che senso? Nani? Quale calendario? Chissà perché ho dei sospetti sul tuo calendario. È un calendario che forse ogni tanto prendo anche io. Ecco appunto. Questo qua, questo coso mi ci puzza un po'. Io lo sapevo!
perché mi devi fare questo? La violenza non fa bene. Aiuto, aiuto. Vediamo, la violenza è una cosa sbagliata. La violenza non serve a niente. Vedi? Aia. Aia. Aia, fa male. Fa male. La violenza non si fa. Ho detto che la violenza è una cosa sbagliata. Perché non mi si... Ecco. Stiamo parlando di calendario. Eccoli qua. Madonna, devo salire di nuovo tutto. Uffa, mi scoccio. Ecco. Dove sei rimasto bloccato, Danny? Siamo Resident Evil 4, giusto? Passiamo da... Passiamo alla violenza verbale, non quella... giustamente, no, per carità. Per carità, no, mai violenza in generale, però... Cioè, c'è i gamer, sì. Ah, ottimo, ottimo, dai, 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 dai. Ottimo, dai. Quasi finito. No, io devo fare di nuovo questo qua. Io non dico niente, no. Voglio essere un ragazzo che fa sul... Fa live serie. È un ragazzo per bene. Però qua non ci riesco. Qua rischio veramente di... diciamoci questo. Questa parte un po' più. Lo sapevo che tu mi beccavi. Ce la possiamo fare oggi. Stavo dicendo che fra poco una cappa più. Chiesa da vendere per poter comprare il benedetto lancialazzo infinito. Penso di sì. Ma dopo costare questo lancialazzo infinito, penso che ce la fai. Alla fine stai puntando a platino del gioco. Costa 2 milioni. Quante run deve fare uno per... Sono per buona fede. Vai, dai, 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 dai. Dai che ce la puoi fare. Andate in giro a rubare uova selvatiche per un'ora sopra. Ottimo, ottimo, ottimo. Beh, anche. E vedi? Che cosa bella quando vedo ragazzi qua in chat che... Che ognuno sta giocando a un gioco diverso. Questa è una cosa che mi piace, no? Interagire, giocare, divertirsi. Ah, le cose belle. Ma... Meglio mi sto zitto. Questa rana, ma... Non è sbagliato uno, sono diventato 7. Ho capito, ho capito.
Dai, schiva di qui. Madonna, mi mandano uno schivo. No. Madonna mia, perché odio il lock-on. Lo odio quando fa così. Io ho selezionato. Io devo assolutamente bloccare. Vabbè. Bene. Gente. Provo bestemmia. Cosa posso fare? Dai, dai. Ma su Bloodborne non cadevo mai. Qui invece ci cado sempre. Bloodborne non ci sono caduto una volta. Perché voglio correre, forse è lì che sbaglio. Ho molto probabile. E questo è il mio problema. Che lì sbaglio. E niente. Il problema non corre. Vieni.
sbagliato, era di qua. Vai, esci fuori. Esci fuori. Ecco qua. Discorso che non è visto, alla fine bastava che non la devo smettere di correre. Ma qui c'è il boss, alla fine è un nemico. Parare i colpi, non c'è niente da fare. Se non paro i colpi, succede sempre così. Gente, gente, salva. Come stai, salva? Ti è piaciuta la sorpresa, salva. Mi sono... Salva, se questo qua diventerà un comando a pagamento, allora sì, in questo caso sì, avrei il caso. Non sai. Sono arrivato a buon punto, sono andato anche da Veniglia, ho fatto cose, solo che però... c'è quel nemico che è abbastanza tosto più sopra, in cima. Mi ha fatto proprio del male, salva. Veramente. Dai. No, è abbastanza fastidioso questa zona, però. Però alla fine ho capito anche il trucchetto, e mo l'avevo capito. Però sai, il problema è che sopra c'è Mister Simpatia, veramente molto molto tosto, eh. Ma 30 secondi forse prima che entravi, sono morto. In realtà. Lo so, lo so. Infatti non a caso non sto combattendo con questa, ma con questa. È l'unica arma a fuoco che ho.
sta la signorina qui. Ah, troppo buio. Andiamo a combattere. Andiamo. E dai, dai. Oh! Tanto combattere con questo, però no, vedi qui, qui c'è Mister Simpatia, fa male questo. Dai, ma si era bloccato qua dentro. Ma dai, si era bloccato qui dentro. Ma tu quale shortcut dici? Io ne ho aperto uno. Ho aperto, ho sbloccato qualcosa, ho tirato la leva su qualcosa, però non so dove. Tu dici prima del combattimento contro di lui? non lo sapevo. Visto, allora ecco appunto. Però io l'ho sbloccato, però non me ne reso. Da un po' di fretta si vede, si è visto. Sugli effetti della speedrun dei Souls. Grazie Salvo. Perché non avevo capito dove. Aia. Cioè, hai capito che avevo sbloccato qualcosa, ma non avevo capito dove. Aia.
particolare. Quindi consiglio il braccio a legione flamme. E cioè tu dici questo? Aspetta, ma andiamo qua, ma mettiamolo qui. Ho solo solo questi qua. Devo acquistare? Ma sto senza punti. Consigli di acquistare prima? Ok. Vabbè. Ok. Guidami, salva, guidami tutto. Ok. Dimmi tutto. Pulcinella venina. Qui. I know my way around a weapon. Da benigno, ok. Then my eyes do not... I just designed it, said you are real. I will also... Felicitous salutations, my... Behold! When I grow old, but to crutch, help me join. Felicitous salutations... Ok. Qui. Cambio braccio. Dove lo cambio? Qua o dove? Dai, insufficienti, vabbè. Beh, andiamo lì, dai, va bene così. Sì, no, vabbè. Andiamo con lo shortcut sbloccato, penso che mo posso andare
Comunque ti dirò, non abbastanza tosto quel nemico, nonostante non sia neanche un mini boss, cioè non sia né niente, né un boss, né un boss, cioè abbastanza tosto. Chiudi. Andiamo. Secondo facciamo una combo buona, amici. Oddio, sembravo spacciato, madonna mia. Oddio, sembravo spacciato, ho detto che sono morto. Oddio. Sono morto. Lo so, devo parare, ma io mi dimentico.
Non è che sto senza più cure. Sembra, però proprio questa zona pure è abbastanza grande. I'm surprised to see who's, well, alive. Oh, where are my manners? Mie buone maniere, sono così, il servo d'arcivesco, sono l'unica rimasta. Oddio, malata anche lei, vero? Sono tutti morti per il morbo. Il mostro, io non so. Ogni giorno di più. Vuoi farmi una cortesia? Fate il marchio sacro della loggia. L'arcivescovo era un santo, era il mio salvatore. If I write his words into my heart, maybe it'll give me the strength to carry on. I can't die, but perhaps this can help me live again. Please, bring me. Ok, questo vuole il marchio. Andiamo qua, non ci devo andare perché qua rimango ferito. Si deve prosciugare. Ok. Ma questa la possiamo salvare a questa. I can't die. I can't die. Mi dispiacerebbe. Aia, aia. Questa è una quest. Ma la possiamo salvare. Mi piace. Maledetti, non l'avevo proprio visto. Che cacchio è? Non ci ho capito niente. Stavo scherzando, eh. Ma è una lore o una quest? Possiamo salvare a lei, la possiamo salvare. Una quest.
Ma tu stai qui? Penso che devo andare. Salva, dimmi se mi sto perdendo qualcosa, dillo subito, eh. Sto combattendo con questa mina qua. Oh, sì. Ah, non ci esco. Io prima sono andato giù, dall'altra parte. Ma ora per dove devo andare? Oddio, ho sbloccato però uno shortcut. Ho sbloccato uno shortcut senza volerlo. Ok, vediamo. Salve. Il problema è che non sono riuscito a capire dove dovevo andare. Se devo andare qua, giustamente. Giustamente. E poi qui. A sinistra non c'era niente. C'era là, avevo visto le scale lì. Questo è un altro, questo è un altro. Questo è un altro che è abbastanza tosto.
scappo perché non sono senza cure. L'avevo visto troppo tardi. Allora, come è andata la sera? Non posso trovare la via. Monsters everywhere. I need to grab my share and leave. Eh? Oddio, ma questo è... Questo è Sama. Sama. Sama Nobi. È lui. Oh. Andrea. Oh, that's odd. I thought I was the only one with a sound mind here. Sure I don't need to introduce myself? Note these golden wings. Yes, you guessed it. You don't know who I am. Non sai chi sono. Assoluto, tutti a parte, non si parla di me. Vivi in una caverna? I'm Alidoro. Sono Alidoro. Treasure hunter extraordinaire. Di tesori. Yes, yes, it's a nickname. I ditched my real name in the past. I'm looking for other survivors of this disaster, but it's been a lonely search, and there's danger around every corner. Do you know of a place where I can take refuge? Preferably someplace clean and comfortable, you know. Civilized. Ma lo posso portare? Vanini Works. I didn't give that place much thought. That's where the puppets are being made, after all. But I heard tell of a shelter there as well. With no first-hand knowledge, I suppose I have to trust you. I have a lot of searching ahead of me, so why don't I like... Since you're so helpful, I'll... Oddio, ma ci sono altre armi qui. Oddio, ci sono altre armi qui. Io non so se lo potevo portare o no. È bello quando ci... se mai dovete mettere. Metto qui, eh. Ecco qua. As a descendant of aristocrats, and part of that duty, what I'm showing you is just a portion. Until then? Consigli di acquistare qualcosa, salva. Questa fa male. Guarda che questa fa molto male. Beh, questo me lo trovo alla fabbrica di Venigna, allora. Since you're so helpful. As a descendant of aristocrats, the very best families. Since you're so helpful. Ok, alla fine questo è niente di che.
attimo solo, vediamo un po'. Un altro po' staccherò. Un altro po' però. C'era messa simpatia qui. Ma una volta che ho detto lì venire alla fabbrica, poi non sapevo dove dovevo andare. Dove devo andare più salva, scusa. Devo scendere? O devo combattere lui? Che sto senza cure. Ah, ecco qua. Ma va. No, no. Sto scherzando, sto senza cure, sto senza cure. Che bello combattere senza cura. E ora dovrei andare per di là. C'è qua. C'è un boss qua. Devo salire di nuovo le scale. Dimmi soltanto. Scendo giù. Qui. Allora c'è un boss ora. C'è un boss. Che ho visto il coso lì. C'è una boss fight. Non so che cosa mi aspetta. E un altro boss è arrivato. Boss fight. Morirò malissimo, eh. Ma che cacchio? Ma una maschera.
cosa mi rappresenti? Arcivescovo, alzati. Ai. Sto scherzando, Volevo capire un po' come combatteva, però sì, si può arrostire. Non mi è sembrato un granché come boss. Obiettivamente parlando, non mi è sembrato per niente. Seconda fase? Lo sapevo che aveva una seconda fase. Suppongo, penso, perché è un po' troppo facile. No, mi sembrava un po' troppo. È uscito lui fuori allo scoperto. Volta che muoio di nuovo, fare di nuovo la prima e la seconda fase.
Devo stare attento di non sprecare. Se no, mo' andiamo a rinforzare la. Qualche incura in più lo distruggerei pure questo. Non mi sembra chissà neanche un granché questa fase, ad essere sincero. Purtroppo sto gioco, che hanno fatto una cosa non sbagliata, hanno cercato di limitare le cure, che non sto dicendo che è una cosa sbagliata, anzi. Facciamo qualche altro tentativo e poi mal che vada si ritorna lunedì. Nel frattempo vedo anche chi posso raidare. Ci vorrei provare anche a rafforzare. Vediamo un paio di nomi. Vediamo per il momento sta qui. Dopo a chi possiamo raidare.
Torno subito. Eccomi qua ragazzi, facciamo un paio di tentativi e vediamo un po' come va a finire. Salvo anche la forza della Flamberg livello 2, speriamo bene. Ripeto, a me non mi sembra così difficile sto boss. Cioè me... Ciao bello, come stai? Mi ho staccato da tutto e questo mi fa piacere che stai un po' meglio. Io te l'ho detto, se volevi qualsiasi cosa ora. Ma guarda, tutto bene, guarda, stiamo facendo tra virgolette l'ultima live, perché poi domani non farò live, al massimo farò qualcosa, farò roba di OBS. Però diciamo l'ultima live settimanale, mettiamola così. Poi comunque farò un po' di andare al lavoro. E dai, ma va. Ma non ci posso credere. Sì. È un po' muovo qua di fare. Veramente. Ma ce l'hai con me, oh! E basta. Va proprio con me. Quando lo sconfisse avevo più cura. Non ho proprio niente di più. Secondo me è meglio morire. Ah, ma figurati, non devi ringraziare di nulla. Vuole dire un piacere. Comunque vi ricordo che ho detto personalmente non farò live stasera, domani, a parte che lavoro, però domani, la domenica non faccio live. Ritornerò lunedì, penso che continueremo il viaggio del nostro P. Mi sono dimenticato di usare il burattino, va benissimo. E poi martedì vi ricordo che ci sarà SOS Movie di febbraio. Pagine che non bloccare tutto, ma basta.
sto morendo malissimo. Non so. Stavolta cercando di fare qualche cosa qui. Niente, ancora niente. Come il burattino, no? Ah, ma io sono arrivato pure alla seconda fase prima. Con molto. Oddio, in realtà preferirei usare l'altra arma che ho. Però questi qua soffrono il caldo, il fuoco. È l'unica arma a fuoco che ho. Sono queste qui che fa un po'. Almeno avere tre cure, che diamine. Prima lo stavo sconfiggendo alla seconda faccia. Sconfiggendo. Però diciamo che me la stavo giocando. Però pochissimo. Almeno una la vorrei consumare. Cosa. Aia. Dai, alza di P. È la miseria. Devo usare una. Cosa che ho detto giusta, per carità di. Ci sta avere un limite di cure. Però neanche. Nel senso che non dovevo esagerare con le cure. Oddio, ma io stavo subendo. Aia, ma dai. Vabbè, ma ce la farò. Comunque sto da 2 ore in live. Io di solito, chi mi conosce sa che più di 2 ore non faccio. Faccio un ultimo tentativo, giusto per poi stacco e ritorno lunedì. Un tentativo poi basta.
Ma comunque andare a lavorare. Via. Buono. Poi l'hai giocato Doc, eh? Guardate qua, ma è... Dai. Va bene così, dai. Abbastanza stanco. Abbastanza stanco pure. Poi devo andare pure al lavoro. Giocare a un Souls e poi andare al lavoro non è mai una cosa bella. Beh, grazie per le vette. No. Volevi. Volevi, eh? Volevate, eh? Gente. 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 Un po' a chi possiamo raidare, dai. Sono sempre accetti bene dei nomi. Le consigli, se avete qualche canale simpatico che ci volete far conoscere, a noi ci fa solo piacere, eh? Sappiatelo. Ma nel frattempo sto guardando un po' sia su qui che sul mio profilo. Ma invece io a staccare da lei so più andare al lavoro. Non so se stiamo lì, eh. Io un nome mio. Aghi solo asiatici. Doc. Vai Saga, decidi tu. Spesso e volentieri sono io che decido per i raid. Decidi. E tu magari. Parla pure con Doc in privato, magari. Vi confrontate anche un po'. Vai. Tranquillamente. Ma vedi un po' Saga che cosa dice, eh? Ah, in uno dei giochi che appena potrò me lo giocherò ben volentieri. È stata una cosa che... sarebbe piaciuto portare. Popolo, io non mi resta che ringraziarvi. Comunque ringrazio Doc, CGB per essere anche per la moderazione, Saga per la moderazione, Salva per tutti i consigli e tutto, che mi stavo Danny come sempre per passare tutti i giorni, grazie mille. Amon, Vincenzo che non passava, non lo vedevamo da un po', infatti fatto piacere. Ringrazio anche Lilli per tutto il lurk e tutto. Sto citando i ragazzi che sono passati qua in chat. Ragazzi, non mi resta che ringraziarvi singolarmente uno per uno. E che è successo? Che è successo, Dan? Wow. Dammi la forza. Dite. Ecco la mia forza di. La passa alla Goku. Birmetta. Ok. 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 Comunque se hai dato il nome a Saga, così qualche volta magari ci passiamo, magari faremo qualche ride. Ragazzi, non so se lo conoscete, mi sembra che pure loro sono una coppia. Sì, sono una coppia. Gente. Gente. Ditemi a forza. Sono una coppia anche loro, giocano, intanto si alternano. Che qualche volta è passato, Dino, non mi ricordo se è uno dei due. E c'è un bel followino, poi... Sì, abbiamo, tu magari me lo puoi scrivere pure in privato, così magari qualche volta passo io. E... Non lo so se Saka... No, Saka non farà live, sicuro non lo so se farà live tra oggi e domani. E... tu passi il nome in privato, siamo...
con me. Ci vediamo direttamente lunedì. Vi ho ricordato che martedì ci sarà SOS Movie con Mariano. A meno che non ci saranno novità, Mariano, anche lui Mariano, parleremo dei film di uscita di febbraio nelle sale cinematografiche. Guardate la radio, guardatela, mi mettete per il ride e lasciate un followino a questa coppia. Ciao. Radiation. Warning, high fun radioactivity.